Bene, allora direi che possiamo iniziare. Allora, intanto benvenuti, siete molti più di quelli che mi aspettavo. E cos'è sta roba? Allora, il corso di sfide di programmazione e tendenzialmente è un corso che volevo fare per insegnare un po' di competitive programming, soprattutto per una specifica gara di cui poi parleremo, ma in realtà poi vista l'opportunità che questo corso esisteva già, anche se era stato disattivato l'anno scorso, e quindi che potesse dare del CFU, e il fatto che a quanto pare c'è più di due persone interessate, allora magari lo facciamo diventare un corso vero che dà CFU veri, non so, nel nostro cuore. E, allora, diciamo che oggi facciamo due cose. La prima parte di oggi sarà parlare meramente di questioni, intanto presentare il minimo il corso e di parlare di questioni meramente amministrative per metterci tutto quanto a posto per le prossime volte. E poi magari, se non siamo troppo morti, nella seconda metà iniziamo a entrare nel vivo della questione. Allora, intanto cosa facciamo? Cos'è la competitive programming? Allora, esistono nel mondo svariate competizioni di informatica, ce ne sono di vari tipi, e diciamo che il termine competitive programming è molto generico, ha nel suo ombrello molte cose. Ci sono, diciamo, le competizioni che chiamerei classiche di competitive programming, che sono quelle su cui ci focusseremo principalmente, ma poi ce ne sono anche altre, ci sono tipo quelle di sicurezza, come le capture the flag, ci sono quelle di ottimizzazione, ci sono le hackathon, ce ne sono tante altre, invece vedremo meno e niente. Quali sono, intanto cosa si fa in queste gare, in cosa consiste effettivamente la programmazione competitiva? Tendenzialmente, in quelle classiche soprattutto, vi vengono dati dei problemi, come può essere, adesso dico la cosa più banale del mondo, dato un vettore trova il massimo, questo non è neanche un problema, questo è un esercizio, e il compito di chi partecipa è scrivere un programma che, dato l'input, generi fuori l'output corretto. E ci sono, diciamo, tre livelli di questa cosa. Il livello 1, che è scrivere un programma corretto, ovvero che per qualunque input dà l'output corretto, l'output esatto. Il secondo livello è che sia efficiente in memoria, ovvero che non consumi troppa memoria, per una qualche definizione di troppa memoria che dipende dal problema a problema. E il terzo livello è che non ci metta troppo tempo, quindi che rispetto a N, rispetto a dove N intendo quanto è grosso l'input, ci metta un qualche tempo che va un dato dall'input e che sia abbastanza efficiente in modo da far terminare il programma velocemente. Tipo normalmente nelle competizioni un po' lo standard è che il programma deve risolvere il problema per qualunque input fino a un certo range ovviamente di grandezza dell'input, di solito un secondo, di solito lo standard è un po' un secondo e 512 megabit di RAM, però dipende dal problema. E quindi cosa fa il partecipante? Legge il problema, scrive un programma, di solito, devo dire, storicamente in competizione, in programmazione competitiva, il linguaggio più usato è C++, però, e questa è la prima cosa amministrativa, volevo sapere voi che linguaggio conoscete. Che linguaggio si fa la programmazione qua? C. Benissimo. Allora, tendenzialmente la cosa sarà che partiremo da C e piano piano insieme transizioneremo verso C++, ma non una forma avanzata di C++, non la roba del genere del software, giusto quel minimo che è utile, vedremo che è utile in questa disciplina. Bene. Ok, quali sono queste competizioni di cui parlo? Ce ne sono tante ormai, ce ne sono veramente tante. Ce ne sono tipo, diciamo, due che sono le due più importanti e le più prestigiose, che sono le IOI e le CPC, e forse le menzioni infatti. Le IOI sono International Olympiad in Informatics, che è una competizione internazionale a cui ci partecipano intorno ai 130-140 paesi, cioè quasi tutti, dove ogni nazione ogni anno, anche se si chiamano Olimpiadi, si tengono ogni anno, anche se Olimpiadi vorrebbe dire 4 anni, e dove ogni nazione può mandare 4 partecipanti. Una cosa che non è comune rispetto alle Olimpiadi tradizionali,
quando tipo parlerò di medaglia d'oro, di argento e di bronzo, in realtà nelle Olimpiadi di informatica queste non sono esattamente primo, secondo e terzo posto. Alcune volte sono date in percentuale, alcune volte sono date come numeri fissi, però diciamo che tipo se dico medaglia d'argento vuol dire arrivare secondo. Ok, tipo alle IOI mi pare che la proporzione sia 1, 2, 3, 6, quindi un dodicesimo prende oro, due dodicesimi prendono argento, cos'è che ho detto? 1, 3, 6, ok? 3 dodicesimi prendono bronzo e 6 dodicesimi non prendono niente. E questa competizione però è riservata solamente a studenti delle superiori. La seconda grossa competizione, che è quella che ci interessa di più, cioè quella che interessava di più per far partire questo corso in principio, sono le ICPC, che sono le International Collegiate Programming Contest, sì, che invece di essere una competizione tra nazioni, è una competizione tra università. Ogni università può mandare, adesso dirò le condizioni, ma tendenzialmente fino a un team a queste posizioni. Intanto una posizione a squadre, mentre quella prima è individuale, questa squadre, sono squadre da 3 persone. E come funzionano? Ad esempio, tipo le IOI, essendo che ogni nazione può mandare solo 4 persone, ci sono delle preselezioni, tipo in Italia ci sono prima una selezione scolare a livello scolastico, poi una selezione a livello regionale, poi le nazionali e poi i migliori 4 vanno alle internazionali. Giusto per curiosità, quanti di voi hanno mai sentito parlare delle Olimpiadi di informatica? Ah, molto bene, ok, circa il 50%. Ok, le ICPC invece hanno 3 livelli, di solito c'è prima una selezione a livello universitario, anche per formare team. Dopodiché l'università manda manda il proprio team fino a 3 alle competizioni regionali, dove regionali in questo contesto dipende da regione a regione, ma la nostra regione è composta da Portogallo, Spagna, Francia, Svizzera, Italia e Israele. E questa competizione si chiama le SWERC, che c'è ogni anno, e in particolare le prossime saranno a febbraio dell'anno prossimo. Sì, ma d'altronde Israele con chi lo volete far competere con Con Siria, Libano, Iraq, non so, Germania. e quindi è nella nostra regione. Alle SWERC di solito ci partecipano intorno ai 100 team appunto di università da questi paesi, e i primi, dipende da anno a anno, ma di solito i primi 3 vanno a rappresentare la propria università alle ICPC, che sono i finali mondiali. Ok, e queste sono le gare, diciamo quelle due più importanti, ma in realtà c'è anche una terza che è molto importante, che sono le due ProGem, che invece è privata, mentre queste qua sono in qualche modo istituzionali, in particolare tipo le IOI sono sponsorizzate dalle Nazioni Unite, le ICPC no, però comunque sono abbastanza istituzionali. Non sono della ACM le. Erano sponsorizzate dall'ICM, non lo sono più. E invece ce ne sono anche parecchie private, la più importante forse è la Google Cogem, che è come dice il nome di Google, e loro la fanno un po' come gara a sé stante, ma appunto queste aziende grosse, come possono essere Google, Meta e altre, la usano anche per fare recruiting, in particolare tipo dipende dall'anno, ma di solito delle Google Cogem, le persone che ricevono la mail per fare l'interview per Google, cioè sono le prime 500.000 più o meno, poi dipende dall'anno. Ok, e queste sono un po' le cose dove si applicano. Parliamo un attimo di me, perché come avrete notato, il corso, il docente è Romeo Rizzi, non sono io. Però in realtà questo corso l'ho voluto fare io appunto perché l'idea era delineare la squadra per le SWERC l'anno prossimo, perché in questa stanza ci sono credo due, Manca il terzo. ma anche il terzo, sono due dei partecipanti che hanno partecipato quest'anno alle SWERC per Verona, con risultati Non muori. non buonissimi. Stella tipo 86 su 97. sì, tipo 70 qualcosa esimi su 86 esimi su 97. 86 esimi su 97, perfetto. No, vabbè, non me le frega niente, sinceramente. E
però è diventato appunto un corso intero perché ci sono tante informazioni utili che possono essere utili per tanti altri, anche per altri motivi appunto. Che titolo ho io a farlo? Chi sono io? Sono uno che passa per strada, che è entrato qua a fare il corso, circa. Allora, io sono un dottorando in informatica qua al dipartimento, ho iniziato adesso il terzo anno, sono un dottorando appunto con il professor Rizzi, e in realtà ho fatto un po' di, chiamiamola, carriera in programmazione competitiva. In particolare ho iniziato quasi esattamente 11 anni fa. Ho prima partecipato alle Olimpiadi in informatica, in particolare ho vinto un argento nel 2013, un oro nel 2014, e poi sono arrivato nella top 4 e sono riuscito ad andare a rappresentare l'Italia nel 2015 in Kazakistan per le IOI. E poi ho partecipato anche a quelle, quelle dell'università, non con Verona perché io in realtà ho fatto la triennale magistrale alla Statale di Milano, all'Università degli Studi di Milano, e là ho partecipato 3 anni alle SWERC, i primi 2 anni nessuna medaglia, cioè dire che mentre alle Olimpiadi il 50% prende medaglie, alle SWERC solamente i primi 12 prendono medaglie, quindi sono un po' meno inflazionate. Il primo anno niente, il secondo anno niente, il terzo anno siamo riusciti a prendere l'argento e siamo riusciti a passare alle ICTC. Detto ciò, questo è l'ultimo flexino che faccio, le ICTC si trovano nel 1970, quindi da 52 anni, se si fa le sottrazioni, in 52 anni solo 3 team italiani sono riusciti ad andare alle ICTC. E entrambi gli altri due, a parte il mio della statale, entrambi gli altri due erano della scuola normale superiore di Pisa, che è tipo quella di eccellenza del cosa. Sì, no, perché avrei detto un altro termine, ma non voglio lasciarlo nella registrazione, quindi. Che poi di momento mi devo autoeditare quello che dico. Inoltre, a parte la mia, diciamo, carriera da competitor, in realtà sono anche da 8 anni nello staff delle Olimpiadi di informatica, sono entrato praticamente subito dopo che ho finito di competere per le delle superiori, e sono da 2 anni nello staff delle SWERC, in particolare quest'anno sono il direttore delle SWERC, e quindi tendenzialmente se qualcuno mi vorrà alle SWERC mi vedrà anche là, perché sarei venuto comunque come coach, ma essendo che sono direttore non posso fare il coach. E vabbè. E questo è un po' la panoramica su quello che è la programmazione competitiva. Ok, parliamo un po' di adesso cosa facciamo in questo corso. Allora, tendenzialmente ci sono tre aspetti di cose che facciamo. Ci saranno un po' di, chiamiamo, le lezioni teoriche, cioè dove diciamo che c'è qualche argomento teorico che vi presento che poi serve appunto da applicare per risolvere dei problemi. Ci saranno un mix, diciamo, di lezioni teoriche, ma in realtà queste lezioni teoriche in realtà le introdurrò con qualche problema, cioè voglio sempre giustificare che faccio qualche argomento basandomi su qualche problema per cui serve quell'argomento per risolverlo. E poi ci saranno un po' di, chiamiamole, esercitazioni, dove praticamente tipo ci mettiamo insieme, cerchiamo di risolvere un problema che magari neanche io ho mai visto e proviamo a metterci a risolverlo e vediamo cosa ne esce. Inizialmente ovviamente il ratio di cosa facciamo sarà verso le prime lezioni del corso più sulle lezioni teoriche, cioè più su presentarvi le cose, e man mano che andiamo avanti invece dedicheremo più tempo a fare esercitazioni. Riguardo all'orario, riguardo allo stile del corso, allora, come avete visto ci sono 3 ore il lunedì e 2 ore il venerdì. Allora, io, essendo che questo corso comunque vale se c'è FU, in teoria dovrei targettare e riuscire a fare sulle 48 ore, che è il target per i corsi di SCFU. Avrete notato, se avete guardato i giorni, che c'è tipo un buco di quasi un mese tra ottobre e novembre, perché purtroppo c'è una marea di altri impegni. In realtà, in particolare in quelle 3 settimane ho 3 viaggi quasi back to back, cioè non rientro praticamente quasi neanche a Verona, di cui 2 sono seri e l'altro è Lucca Comics. Beh, però
No, gli altri sono seri. Gli altri sono seri perché la prima settimana, vabbè. La seconda invece sono in Bangladesh per le ICPC World Finals, appunto per le fasi finali delle ICPC. E invece la terza settimana c'è il ritiro per gli allenamenti per la squadra delle IOI italiana. E quindi ho queste tre cose. E quindi per cercare di comunque riuscire, poi per carità se non riusciamo a fare 48 ore, non certo, chi se ne, ma per cercare quantomeno di targettare le 48 ore, allora ho messo 3 ore il lunedì, così almeno un'ora la si recupera ogni settimana, e comunque anche così facendo i conti dovrei in teoria arrivare al 23 gennaio, poi vediamo che ne sarà insomma. E comunque una cosa importante che voglio dire è che io non ho un programma fissato che voglio fare, cioè io ho una direzione di cosa che vorrei fare, facciamo quello che riusciamo in base a quanto riuscite ad assorbire le informazioni che vi do, perché mentre che vado più veloce di quanto riuscite ad assorbire le informazioni o tipo artificialmente più lento per qualche motivo, e quindi andiamo man mano e vediamo come va. Ok, altre info importanti, parliamo dell'esame. Allora, l'esame, come avete visto, ci sono 3 modi di passarlo, di cui uno, auguri, che è il terzo. Allora, che vabbè, è quello più, diciamo, come reward nel caso uno faccia particolarmente bene. A quel punto so che ha le competenze per aver passato l'esame, quindi non mi serve farlo fare. Allora, quindi specifichiamo, il terzo è essere selezionati qua a Verona per partecipare a uno dei team. Abbiamo prenotato 3 team, quindi possono andarci 9 persone a sta competizione. Era il vincolo di fare il terzo team? Non c'era un vincolo che bisogna, cioè se ci sono 3 squadre ci deve essere almeno una ragazza? No, assolutamente no. L'anno scorso c'era, vi hai detto tu questo? Quest'anno l'ho cambiato, sono il direttore. Ah, ok, questo fare non perché non c'è più. E no, è semplicemente su... Decidi tu. No, quite literally decido io. E no, però la regola è che praticamente se dovesse non esserci capienza, perché abbiamo una capienza comunque di 100 team a Milano, i terzi team, i secondi, vanno in base a chi si è iscritto prima. E io ho fatto scrivere le squadre il prima possibile, ovviamente, in modo che il terzo team di Verona ci possa andare. Quindi il terzo modo per passare l'esame è essere selezionati in una di queste squadre e fare abbastanza bene. Dove fare abbastanza bene, attualmente in modo abbastanza caso ho quantificato come arrivare nel top 50% della classifica. Giusto per farmi un'idea, quest'anno il team era composto da Filippo. Certo. Sono quello che ha sparato e Abdullah. Ok. E sono arrivati 86esimi su 97, quindi senza avere una preparazione praticamente. Vabbè, quindi ci mancava ancora un po' al cutoff del 50%. Però tendenzialmente già poi la scala dei voti, cioè già il 50% tranquillamente passano a 27-28 e poi si arriva al 30 volte prendo il bronzo, quindi arrivando almeno 12esimi. Però questo è, diciamo, il modo più frizzantino per ottenere i CFU. Quali sono i due modi più naturali? Allora potete o decidere di fare un esame, e l'esame di laboratorio, l'esame di laboratorio intendo proprio che avrete, che è un esame in laboratorio ovviamente, dove vi darò dei problemi, avrete 8 ore per risolverli e la valutazione è istantanea e oggettiva, cioè come se fosse una gara, praticamente ognuno di questi problemi avrà un tot di punti che può segnare in base a quanto l'avete fatto bene, scalato. Tipo il numero di punti che potreste ottenere è, che ne so, può andare magari da 0 a 310 e il voto è il punteggio fatto 10 rotato per difetto. E la cosa bella, le due cose belle, secondo me, le due cose belle sono intanto che avete feedback istantaneo, cioè appena consegnate la soluzione vi dice, non istantaneamente però diciamo in un minuto, quanti punti avete fatto e potete riprovare. Questa è la prima cosa bella. La seconda cosa bella è che l'esame sarà semi open book, in particolare vi permetterò di portare fino a
diciamo 50 pagine di appunti. 50 è un numero, in realtà, perché 50 è tipo quante pagine ci sono in un quaderno di solito, quindi ho scelto 50 per quel motivo, perché è abbastanza tanto, ci potete scrivere quello che volete, ma è abbastanza poco che vi potete portare un libro. Però che comunque leggi 50 pagine di un quaderno. Eh? Sì, nel senso, fai fatica a leggere 50. No, certo, certo, esatto. Quindi diciamo che è un numero più che sufficiente per portarvi qualunque informazione vi serva. Solo vendete cartaceo, nessun dispositivo elettronico nella cosa, diciamo, standard. E questo è l'esame di laboratorio. E quello, appunto, l'ho detto, come è valutato proprio oggettivamente, istantaneamente. Si fa in sessione quello? Cioè, comunque prevedi di farlo a febbraio durante la sessione? Sì, sì, sarà durante la sessione. Sì, 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 sì. Due appelli. Boh, cioè, seguirò le regole ateneo, nel senso, non prevedo di fare di più perché non ho particolarmente voglia di fare di più, ma ovviamente non prevedo neanche di fare di meno perché non sarebbe giusto. Però in realtà, e questo non vale per il voto, ma vale per la selezione, ma può dare un'idea agli altri di come sarà l'esame. A dicembre, una lezione del lunedì, se riesco a trovare un laboratorio, invece di selezione sarà la selezione per le SWERP. E quindi, anche se non vi interessa particolarmente andare a partecipare a questa competizione, comunque può essere un buon, posso dire, allenamento per l'esame, che bene o male sarà lo stesso format. Bene o male, perché poi ci sarà qualche differenza, ma non tantissima. Invece l'altro modo semi-normale per passare l'esame, se non volete fare queste cose qua, si può fare tramite progetto. Però io vi avviso, il progetto non lo gestirò io, il progetto lo gestirà Rizzi. Quindi, anche se, per carità, magari sono su cose su cui ho lavorato anch'io, perché ci abbiamo un po' di progetti più o meno collegati alla programmazione competitiva su cui si può lavorare, tipo nomi che per carità non faranno suonare nessun campanello, ma cose come Turing Arena, Colosseum e altra roba del genere, che poi magari se abbiamo tempo vi faccio vedere un attimino cosa sono. E ci sono svariati progetti su questi progetti da poter fare, alcuni meno impegnativi per diciamo corrispettivamente ai 6 CFU di sto corso, volendo, se qualcuno di voi dovesse essere particolarmente interessato, si può anche farlo diventare una tesi, l'italiano. Ok, quindi questo è come si passa l'esame. Risorse varie. Allora, io non ho un, come vi ho detto, non ho un programma fissato di cosa voglio fare. Anche se in realtà tipo le prime 8 lezioni so cosa devo fare perché sono le basi, e però tendenzialmente tutte le informazioni che vi do le potete trovare anche in svariati libri. In particolare, anche se io non l'ho mai usato ma ne ho sentito parlare molto bene, vi consiglio il primo, per esempio ci sia un fatto che è gratis, cioè il primo l'hanno pubblicato così gli autori sull'internet, e se quel link là vi porta direttamente al PDF. Invece gli altri due sono libri che si usano e che se volete potete comprare, ma non cioè. Ma il terzo è quello che usiamo ad algoritmi al secondo anno. Ah, ok, benissimo. Che tra l'altro è quello, il terzo introduction to algorithms, è quello che ho usato anch'io all'epoca per studiare. Quindi il competitive programming, il competitive programming 4, che è il secondo che è stato là, è un po' quello standard che si usa. Però a me non piace particolarmente, però è di solito quello standard che si usa. Invece il primo è uno abbastanza nuovo del 2018 che l'autore ha pubblicato liberamente su internet, però ci sono tutti gli argomenti in base, dove per base intendo tipo gli argomenti delle prime almeno metà delle lezioni, se non di più. E dopodiché invece useremo svariate piattaforme, repository online di problemi, dove c'è anche la possibilità di mandare soluzioni per vedere se riusciamo a risolverli, di cui abbiamo fatto lo sgambetto, i primi due sono in manutenzione oggi, e quindi volevo provare a farvi vedere, ma non potrò perché appunto credo che se ci clicco mi dice manutenzione in corso. C'è una volta una shortcut per tornare indietro, una volta era Backspace, non più a quanto pare. Ok. Il più famoso di questi, che magari avete sentito nominare, è sicuramente CodeForces, che è una piattaforma che ospita tipo almeno un contest a settimana, almeno una gara a settimana, e c'è un repository sterminato di problemi qua dentro.
Cactis è un altro un po' meno conosciuto, eccolo qua, e anche qua ci sono tantissimi problemi, tutti quanti, sia Cactis che Code Forces, che Terra, che Training permettono di mandare soluzioni in C e in C++ anche, quindi tendenzialmente siete coperti. L'esame, adesso ancora non so su che piattaforma lo farò, sia l'esame che la selezione in realtà, però sicuramente vi assicuro che qualunque piattaforma decida di usare ci saranno supportati almeno C e C++, questi due linguaggi almeno ci sono. Anche perché tipo altri linguaggi, in realtà, come può essere per esempio Python, non sono super adatti per fare queste competizioni, per il fatto che sono molto lenti. In particolare, adesso in realtà con Python 3.11 la situazione è un po' migliorata, però tra Python e C a volte ci possono essere anche dei fattori di slowdown di tipo 300. E quindi capite bene che se avete un problema che vi chiede di risolverlo in un programma in un secondo, se lo scrivete in Python magari non ci sta neanche per sbaglio in un secondo. Ok, se c'è altro che mi sono perso, non credo. Informazioni super burocratiche. Allora, intanto credo che tipo ogni ora ci sia un quarto d'ora di pausa, se non sbaglio. Ditemi voi dove le volete, a me non cambia particolarmente. Il mio consiglio, diciamo che allora potrebbe essere una buona idea tipo che durante il lunedì facciamo una pausa di mezz'ora e mezzo, così almeno si staccano le due cose, un quarto d'ora o alla fine all'inizio, e invece ditemi voi il venerdì, pensateci, e poi durante la pausa di oggi, che ad una certa deciderò quando prenderla, vediamo cosa preferite. Ok, che altro? Altre informazioni amministrative? Non credo ce ne siano. Questa è un'informazione un po' generale, che non dovrebbe servire, però se poi decidete di fare questo esame, cercate di passarlo entro dicembre 2023, perché poi finisce il dottorato. Perché poi finisce il dottorato, esatto, e quindi non so cosa possa succedere dopo quella data. Anche se in realtà finisco il dottorato a dicembre 2023, però in realtà dovrei bazzicare da queste parti fino a marzo 2024, quindi però confido che se decidete di fare questo esame non ve lo dilazionate così tanto. Ok, poi altra informazione di metodo, quando mentre faccio lezione, in qualunque momento, se avete qualunque domanda, basta che alzate la mano e io non mi interrompo istantaneamente, perché se sto dicendo una frase poi mi dimentico cosa sto dicendo, almeno finisco la frase, ma ditemelo, anche perché è molto importante questa cosa. Io, come ho scritto, se siete sul gruppo, questo è il primo corso universitario che faccio. Ciò non vuol dire che non abbia mai fatto lezione, ho fatto lezione, ma il problema è che io ho fatto per 8 anni lezione alla gente che andava a competere alle Olimpiadi Internazionali di Informatica, quindi il mio ritmo potrebbe essere un po' veloce rispetto a... cioè non mi sto chiamando stupidi, nel senso, non è mia intenzione. No, il problema è che sono... E questo l'hanno detto anche tanti professori che poi insegnano là, il fatto che ti abitui a tipo dover interagire magari con i top 10 in Italia, e allora tendi ad andare molto veloce perché dai per assodato che le cose vengano capite istantaneamente. Sì. E quindi mi raccomando, se vi state perdendo, fermatevi, anche perché, come ho detto, non ho un programma fissato, facciamo quello che riusciamo. Diciamo che ci sono, diciamo, due macro argomenti che voglio fare, che sono il filone che inizieremo, in realtà oggi facciamo un po' di introduzione, ma il primo macro filone che è la programmazione dinamica, e poi il secondo macro filone che sono i grafi. Questi sono i due macro filoni che vorrei finire, ma poi ci sono tanti topic, diciamo, da poter affrontare, come può essere, che ne so, la geometria computazionale, le stringhe, tante altre cose, e che altro.
tutte le varie strutture dati molto brutte, tipo gli alberi binari di ricerca autobilancianti, insomma, c'è una pletora di argomenti, anche perché in qualche modo fare competitive programming, cioè per essere bravi in competitive programming un po' bisognerebbe tipo sapere un po' di tutto, e che ovviamente non è fattibile sempre tutto lo scivolo umano. E altra cosa importante che volevo dire, credo che molti di voi, o comunque una buona parte di voi, siano al secondo anno della triennale, giusto? Chi è del secondo anno della triennale? Alzate la mano, please. Ok, un buon 80%. Questo corso, inevitabilmente, in questo corso dovrò trattare argomenti che probabilmente sentirete anche da algoritmi. Tough luck. Meglio così. No, cioè nel senso, perché di solito allora, perché adesso devo fare la scusante, perché di solito i professori si indispettiscono quando gli altri corsi fanno anche i loro argomenti. La mia discolpante è che qua, rispetto agli algoritmi, cioè rispetto a quello che credo che facciate gli algoritmi, è che qua non ci focalizziamo su dimostrazioni, analisi di complessità formali, roba del genere, ma qua ci focalizziamo sul risolvere i problemi, applicare le cose per risolvere i problemi. C'è questo meme in Competitive Programming che si chiama Proof by AC, che praticamente vuol dire che per dimostrare che il tuo programma è corretto, a te ti interessa solamente che faccia punteggio pieno in gara, e dove AC sta per accepted, di solito ci sono delle sigle rispetto a quale feedback hai avuto. E anche perché, per chi non avesse mai quando mandate una soluzione, ovviamente se è corretta, vabbè, è corretta, cioè è corretta rispetto ai test case che sono stati dati. Se è errata, di solito invece avete poche informazioni su perché è errata. In particolare, di solito le tre cose classiche, le quattro cose classiche sono WA, che sta per wrong answer, quindi avete dato una risposta sbagliata, dove, perché, non si sa. TLE, time limit exceeded, ci ha messo più tempo di quello che era concesso. MLE, memory limit exceeded, ci ha messo più memoria di quello che era concesso. O RE, runtime error, è crashato, il programma è crashato mentre si sta eseguendo. E quindi c'è anche un po' un'arte di debuggare il programma senza sapere perché non funziona. Cioè, in realtà, cioè, oddio, se si debugga un programma è perché non sai perché non funziona, però non hai veramente modo di testarlo in locale. A meno che non ti crei l'ambiente per testarlo. E credo che queste siano tutte le informazioni amministrative a riguardo che avevo. Qualcuno ha qualche domanda amministrativa di direzione di qualunque cosa? L'esame in c'è quello il progetto in team singolare? Potrebbe essere anche in gruppo. Cioè dipende. Dipende da quanto grosso, cioè da quanta roba vuoi fare, e ovviamente se fai tanta roba allora è più probabile che venga accettato che lo fai in gruppo, se fai poca roba invece probabilmente no. Però il progetto, ripeto, il progetto non lo gestisco direttamente io, deve approvarlo Rizzi, quindi non ti so dire indicazioni super dettagliate in questo momento a riguardo. Però No, vi lascio wondering questa cosa, niente. Ok, se non c'è altro, direi che ci facciamo... Vai. Le registrazioni vengono caricate su Moodle, perché non ho visto... Allora, le registrazioni... Allora, intanto, se funziona... Allora, io ci provo a registrare, come puoi vedere... Se riesco a registrare tutte le volte consistentemente, la mia idea è di caricarle su YouTube, perché mi serve, in realtà queste lezioni probabilmente possono essere utili anche per altre persone, tipo gente appunto che fa ste gare, e allora le carico là, così sono disponibili per tutti. Comunque i link delle singole lezioni poi li metterò sul sito, in particolare tipo queste qua sono sezioni che verranno... dove scriverò roba, tra cui il link della lezione ogni volta che finiamo la lezione, cioè magari qualche giorno dopo, nel senso che tempo di caricarlo, editarlo e quant'altro. Ok, altro?
Prendo come un no. Allora direi che ci facciamo un quarto d'ora di pausa e poi iniziamo a entrare nel vivo. Allora direi che possiamo iniziare nel vivo della prima lezione. Allora, oggi parleremo un pochino di... partiamo con un po' di complessità computazionale. Vogliamo avere un minimo di strumenti per poi analizzare per la nostra testa quanto possono andare bene le soluzioni ai problemi che troveremo. Cioè, le soluzioni che troveremo ai problemi che avremo. Okay. Allora, partiamo col definire un po' di cose che credo che avete già visto, però io per sicurezza le ripeto di nuovo anche solo per rilasciare, che sono i simboli di Landau. Vi dice qualcosa il simbolo di Landau? No. La O piccola e la O grande. Sì. Vabbè, comunque, ok. Allora, mettiamo che abbiamo un problema e mettiamo che abbiamo trovato una soluzione per questo problema. Assumiamo che sia corretta, che già big assumption, però assumiamo che sia corretta. Dopo aver fatto queste cose, tendenzialmente la prima cosa che ci vogliamo chiedere è quanto va veloce questa soluzione, e il quanto va veloce questa soluzione non ci interessa veramente saperlo in termini di tempo assoluto. Perché? Perché ovviamente, intuitivamente, se l'input di questo problema è piccolo, ci aspettiamo che vada, cioè ci metta meno tempo. Se l'input è grosso, ci aspettiamo che ci metta tempo, di solito, questa è una norma. E quindi in realtà la cosa che ci interessa analizzare è riuscire a definire il tempo che ci mette questa soluzione come funzione della grandezza dell'input. L'esempio classico, quello che useremo adesso per fare l'analisi, è: assumiamo che in input ci siano n numeri e quindi vogliamo riuscire ad analizzare la complessità computazionale, ovvero il tempo come funzione della grandezza dell'input, che un certo algoritmo ci mette per eseguirsi e quindi per poi dare in output qualcosa, possibilmente la soluzione corretta del problema. Il fatto è che questa cosa a priori così è difficile. Perché è difficile? Come fai a sapere, anche se è il problema più semplice del mondo, ti do in input n numeri, dimmi il massimo, ok? Questo problema è banalissimo, ovviamente basta che dico su tutti quanti un dimmo il massimo, te lo do in output. Però tipo ti dico, vabbè, te lo eseguo su un processore x86, dimmi quanto tempo ci mette rispetto a n. È molto difficile, ci sono troppe variabili in gioco, dovremmo tipo sapere la velocità del clock in ogni istante, dovremmo sapere ogni istruzione quanti cicli di clock ci mette, dobbiamo sapere tipo come il sistema operativo schedula i processi, ci sono troppe informazioni di cui non ci interessa neanche così tanto, che dovremmo gestire. Allora, quello che facciamo è che facciamo un'analisi con i simboli di Landau. Cosa sono i simboli di Landau? Sono delle classi di funzioni che ci permettono un po' di astrarre queste complessità reali. E tendenzialmente cosa dice? Dice, ok, noi abbiamo sul nostro processore l'addizione, la sottrazione, la move, non so se avete fatto un minimo di architettura, cioè ok? Una move, un jump, un accesso a memoria. Ogni volta c'è un certo numero di cicli di clock che ci mette. Chi se ne frega? Noi diciamo che tutte queste operazioni base ci mettono un qualche numero costante di operazioni. Non ci interessa quale numero costante sia, potrebbe essere 20, potrebbe essere 100, potrebbe essere 1 miliardo. Ci mettono un qualche numero costante. E da qui poi parte tutta l'analisi che appunto fa il disregard delle costanti e poi diamo dei termini di ordine minore per dare una complessità, una funzione che quindi ci dica quanto tempo ci mette rispetto alla grandezza dell'input, che però non tenga conto di queste minuzie.
E in realtà, anche se questa analisi può apparire di primo acchito un po' troppo poco precisa, in realtà nella pratica poi riesce a risultare abbastanza utile. Ci sono delle approssimazioni abbastanza braccio che si possono fare, che riescono a dare un'idea del fatto se un certo algoritmo riesca, per dato un certo n, a terminare in un certo tempo. Ok, ma definiamo cosa sono questi simboli di Landau. Ce ne sono 6. Allora, intanto io mi restringo, perché sennò ci sono moduli in giro che non mi ricordo neanche dove devo stare, mi restringo solamente a funzioni che vanno da R più a R più, ok? Quindi solamente da reali positivi a reali positivi. Quindi la nostra F va solamente da R più in R più. E questa cos'è? È la funzione che vogliamo stimare, dove l'input è la grandezza dell'input e l'output è il tempo che ci mette l'algoritmo a eseguirsi su quell'input. Ok? E appunto mi sto restringendo perché adesso che li definisco, in realtà ci sono stili definiti su tutto R, ci sono delle restrizioni che vanno messe sulle cose, ma a noi non ce ne frega niente, a noi ci basta. Perché tanto non può essere che tipo ho un input positivo e cioè un input di grandezza positiva e mi ci mette tempo negativo a eseguirsi, e viceversa non posso avere un input di dimensione negativa, non vuol dire niente. Ok, come sono definiti questi simboli? Allora, intanto, e questa proprio la facciamo matematica, abbiamo due funzioni f e g che vanno da r più a r più. Allora, questi simboli di Landau sono delle classi di funzioni, ovvero sono degli insiemi di funzioni che vengono definiti tramite un simbolo e una funzione, e questa definizione mi rappresenta quindi un insieme di funzioni. In particolare, tipo, possiamo scrivere, ad esempio, ne so, f di x, anzi, facciamo che, perché l'ho definita da R più R più, ma in realtà poi nei nostri use case lavoriamo con i naturali, quindi f di n, ma non è veramente importante una cosa variabile. Ok, diciamo che per esempio f di n è uno grande di g di n, adesso lo definisco, se vale una seguente cosa. Faccio notare che questo è un abuso di notazione che è venuto fuori negli anni, perché se volessimo essere precisi, essendo che O grande di n, come vi ho detto, è una classe di funzioni, non è una funzione, la cosa giusta da scrivere dovrebbe essere f di n appartiene a O grande di g di n, perché O grande di g di n è un insieme, però negli anni è venuto fuori questo abuso di notazione per cui mettono l'uguale e noi ci adattiamo, non ci possa fare niente. Uguale, ok. E quando è che quindi questa cosa è vera? Quando è che f di n appartiene a un grande g di n? Quando il limite per n che tende a infinito di f di n su g di n è allora, dovete sapere una cosa, io tutte le cose mi piace molto rielaborare ogni volta, cioè non mi parlo a memoria le cose, me le riderivo ogni volta. Quando questa roba è un qualche numero finito, quindi è minore di infinito, quando è un qualche numero finito. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Che f di n all'infinito è dominata da g di n. Ok? Ed è dominata però a meno di una costante. Quindi, in particolare, ad esempio, che ne so, se f di n è 2n e g di n è 4n, f di n è uno grande g di n? Sì. Perché il limite fa un mezzo, e quindi un mezzo è minore di infinito. Ma allora non dovrebbe essere minore di 1. Eh? Non
potrebbe essere minore di 1. No, perché ha meno di una qualunque costante. Okay. È FD, questa cosa vuol dire che FDN è dominante da GDN, ha meno di una costante. Okay. Ok. A questo punto, già solo introducendo questo, già solo introducendo lo grande, che è un po' quello più importante, è il simbolo di grande più importante, noi possiamo dire che qualunque operazione del processore non ci mette 3 cicli di clock, 2 secondi, non so, altre unità di tempo, vabbè, ci mette o grande di 1. Ci metterà qualunque operazione base o grande di 1 operazione. Perché? Perché se fate, vabbè, per esempio, se mettete invece di G 1, invece se GDN è 1, qualunque costante rispetta quel limite. Perché il limite sarà esattamente FDN. Ok, e quindi già abbiamo una notazione per dire, guardate, qualunque operazione o grande di 1. Vediamo gli altri simboli di Landau. Ok, diciamo che FDN è un O piccolo di GDN se, e l'ho fatto troppo in alto e non ci sta il limite perché scrivo troppo grosso. Allora dicevamo FDN è un O piccolo di GDN se il limite per n di n a infinito di FDN fratto GDN è uguale a 0. Quindi cosa ci dice O piccolo? O piccolo invece è una dominazione forte. F è dominato asintoticamente da GDN. Ad esempio, che ne so, n quadro è uno piccolo di n cubo, per dirne una, perché il limite fa 0. Ad esempio, 4n quadro non è uno piccolo di un miliardo di n quadro, perché anche se c'è un rapporto costante molto piccolo, asintoticamente quel limite fa 1, cioè fa 1, quindi poi perde la costante e non fa 0. Però ci sono cose un pochino più sottili, tipo per esempio, che ne so, n è uno piccolo di n log n, n per log n. Perché vabbè, banalmente n fratto n fa 1 e quindi viene 1 fratto log n, che log n va per n fratto infinito fa infinito, quindi 1 fratto infinito fa 0. Ok, e questo è il terzo. Dopodiché abbiamo il quarto. F di n è asintotico, che è questo con tilde, a GDN, che cambia lievemente. Questo l'avrete visto per forza a matematica. Vero? Analisi asintotico? Sì, ok. Se F di n fratto G di n, questo lo saprete, è uguale a 1. Quindi questo vuol dire che sono all'infinito sono uguali a meno di un fattore di ordine minore. Ok, vediamo gli altri tre. Abbiamo F di n è un omega grande di GDN se, e non ci sarò mai nella vita, se il limite, questo anzi non ci starò perché è anche più lungo, facciamo che cancello gli altri. Se 0 è minore del limite per n che tende a infinito di f di n fratto g di n minore di infinito. Questa cosa dice che f di n è un teta grande di g di n se il loro rapporto tende a una qualunque costante che non sia 0 e che non vada infinito. Quindi all'infinito sono uguali, a parte per i termini di ordine minore, a meno di una costante. Dimmi. Ma ho grande che dovrebbe essere minore di infinito. Sì, può essere anche 0. Ah, ok. Adesso
Sì, praticamente teta grande è come un grande, però con il coefficiente aggiuntivo che non può essere 0. Invece, per esempio, ne so, n quadro è uno grande di n cubo, perché l'indice tende a 0 e quindi rispetta la definizione. Ok, gli ultimi due abbiamo che f di n è un omega grande di g di n. Se, questo cos'era, se il limite, se il limite di, per n che deve infinito, f di n fratto g di n è maggiore di 0. Ok, quindi questo cosa ci dice? Ci dice questo è un po' il contrario, ma non proprio complementare di un grado di n. Quindi questo ci dice che f di n domina g di n, la costante. E l'ultimo è f di n uguale omega piccolo di g di n, che vuol dire che la definizione è che il limite per n che è infinito di f di n fratto g di n è uguale a infinito. Quindi questo vuol dire che f di n domina strettamente g di n. Dimmi. Ma la quella con omega, se domina, dovrebbe essere 1. Se domina, se f di n domina, dovrebbe essere 1. Cioè, dici maggiore di 1? Sì. No, perché a meno di con costante. Cioè, anche se la costante è un centesimo, un miliardesimo, è comunque meno della costante. Invece, per dominare strettamente, vuol dire che la porta deve essere infinita. In particolare, osservazione, teta grande di, cioè, f di n appartenente a teta grande di g di n, equivalente a dire f di n appartenente a omega grande di g di n e f di n appartenente a o grande di g di n. È l'unione di quelle due cose. Sono, diciamo che, allora, i simboli grossi sono da due parti, sono le dominazioni non strette e l'uguaglianza non stretta. Invece i simboli piccoli, quindi omega piccolo o piccolo e asintotico, sono le dominazioni strette e l'uguaglianza stretta. Sempre tutte quante a meno di termini di ordine minore. Cosa intendo per termini di ordine minore? Che se fate tipo la serie di Taylor di f di n, essendo che questo è un limite, l'unico termine che ci interessa è il primo, tutti gli altri vengono scartati, perché per il fatto che questo qua è un limite. Non sto parlando della serie di Taylor, sviluppo una serie di funzioni. Ok, l'avete fatto? Sì. Ok, bene. Cioè, in particolare, tipo, se quindi avete, non so, f è n cubo più n quadro e l'altro è n che ne so, n, basta, in qualunque analisi del limite i termini di ordine minore di f di n, quindi n quadro, in questo caso che n quadro, f di n era n cubo più n quadro sparisce dal limite perché viene dominato da n cubo, ok? È questo che intendo per termini di ordine minore. Bene. E questo quindi è il toolbox dell'analisi della proprietà funzionale. Dimmi. Qual è il significato del teta grande? Cioè, teta grande? In cosa differisce dalla O grande? Cioè, differisce perché in O grande è escluso lo zero. Allora, il O grande è così, cioè senza il mezzo. Omega grande è così. Sì. Teta grande è l'unione di O grande e okay. O grande. Cioè teta grande vuol dire che queste due funzioni all'infinito si discostano solo con un fattore costante. Ok. Questo è il significato di teta grande. Ok. Omega grande vuol dire che cresce al meno di una costante. Ok, vabbè, insomma, vabbè. Tipo all'università di Pisa, all'esame di algoritmi, nell'esame, tipo c'è tutta una sezione dell'esame dove ti danno funzioni, ti dicono questa funzione è omega grande di questa funzione, solo che sono tipo esponenziali con quattro esponenti in catena e auguri a capire cosa. Ok, solo fun fact, insomma. Va bene. Ah, tra l'altro vi voglio fare un... che l'avete visto questo trick, però insomma un trick carino quando si fa queste cose.
utile in generale. Se tipo avete, adesso dico una roba a caso, se avete da analizzare una qualche funzione che ha un qualche esponente brutto, che ne so, tipo 2 alla log n, quello non è un log, per sbaglio, 2 alla log n, ok, se avete 2 alla log n, dite che funzione è 2 alla log n? Dovreste plottarla, dovreste cercare di capire che cos'è. Un trick abbastanza standard per cercare di analizzare queste cose tutte esponenziali è, beh, se io ho f di x, questa cosa è sempre uguale a e alla logaritmo di x, che è un'identità, perché e logaritmo sono gli opposti, sono funzioni inverse. E quindi se io faccio e alla logaritmo di 2 alla log n, quello che succede è che il log n posso metterlo davanti, ok? A questo punto ho log n per log 2 è una costante, ok? E quindi sta roba sarà un teta grande di cosa, di tipo e alla log n, ma e alla log n è n. Quindi questo 2 alla log n è solo un modo fancy di dire n. Beh, questo era un micro trick che volevo far vedere. Quando voi avete funzioni brutte con gli esponenziali e alla log n di quella roba, e le robe si semplificano. Ok. Adesso che abbiamo fatto la nostra. Vabbè, adesso abbiamo gli strumenti per cercare di analizzare le proprietà computazionali dei programmi senza doverci preoccupare delle costanti. Perché? Quali sono qualche proprietà abbastanza ovvia di queste cose? La prima cosa è che gli O grandi assorbono le costanti. Se io ho, che ne so, 3 per O grande di n, ok, lo grande mi può assorbire la costante. Questa cosa è uguale a O grande di n, perché? Beh, O grande di n è la classe di tutte le funzioni per cui vale quella proprietà che avevo detto prima dell'inter, ma quindi in particolare anche la proprietà che ci avrà dentro, cioè tra le funzioni che ci sono dentro ci sarà anche 3n, e quindi lo grande mi permette di assorbire le costanti. Prima cosa interessante. Seconda cosa interessante, gli O grandi mi permettono di cancellare i termini di ordine minore. Che ne so, 4n cubo più 3n quadro meno n più 4, che è un qualche polinomio, lo possiamo semplicemente scrivere come O grande di n cubo. Assorbe le costanti, fa sparire i termini di ordine minore. Reagisce bene con le moltiplicazioni. Se io ho O grande di n per O grande di n quadro, questa cosa sarà uguale a O grande di n cubo. Perché? Perché se io prendo una qualunque funzione che come termine dominante è n, indipendentemente dalla costante, e la moltiplico con una qualunque funzione che come termine dominante è n quadro, beh, la funzione risultante dovrà per forza di cose avere come termine dominante n cubo. Quindi si comporta bene con la moltiplicazione, questo è abbastanza ovvio, come assorbe l'addizione dei termini non dominanti, lo fa anche tra i due grandi. Se io ho grande di n alla quarta più O grande di n alla terza, beh, questa cosa è O grande di n alla quarta, per la stessa argomentazione che ho detto prima. Parlo principalmente di O grande perché in realtà è quello che ci serve. Perché è importante O grande e meno importante gli altri? Beh, semplicemente perché O grande ci dà un upper bound rispetto a quanto tempo ci potrà mettere il nostro algoritmo. Se io ho un algoritmo
che so essere un grande di n, dico, beh, se l'input è grosso un milione, il tempo che ci mette sarà proporzionale a un milione per una propria costante, più o meno, perché non sto tenendo conto dei termini di ordine minore, ma ci se ne frega. Mentre se io ho un algoritmo che è, che so, omega grande di n cubo, grazie, so che ci mette almeno tempo cubico, ma questo non mi dà, cioè mi dà informazioni sul fatto che ci mette almeno tempo cubico, non mi dà informazioni su quant'è il tempo massimo che ci può mettere, che è l'informazione utile che mi serve in gara, che mi serve per sapere quanto tempo ci metterà il mio algoritmo. Bene, e questo è il, in realtà è il, sono i pochi attrezzi che, ah no, c'è un altro, questo è un subset dei pochi attrezzi matematici che ci servono per questo corso, ce n'è un altro, che è sapere la gerarchia delle complessità computazionali, ovvero quali sono le complessità più comuni che sono quelle degli algoritmi, e qual è meglio, qual è peggio, ovvero qual è che cresce meno velocemente, qual è che cresce più velocemente, fino a che n possiamo sperare in un secondo per una certa complessità di far eseguire quell'algoritmo in quel tempo. Queste sono le domande che adesso ci poniamo. Allora, possiamo quindi fare una gerarchia delle classi di complessità computazionale rispetto agli O-grandi. E le classifichiamo rispetto quindi a quella che cresce meno velocemente fino a quella che cresce più velocemente. Qual è quella che cresce meno velocemente in assoluto? Beh, palesemente sarà la grande di 1. La grande di 1 è una costante, dimmi. Ma gli assi sono gli assi sono il questo n e questo è, diciamo, il tempo. Che poi, perché in questo frangente il tempo potrebbe essere la memoria, potrebbe essere, insomma, è l'output della funzione. Ok, e vabbè, ovviamente di 1 è una costante, quindi indipendentemente da quanto è grosso l'output, ci mette un po' costante, chi se ne frega. Vediamo, tipo, non facciamo le note, facciamo prima le cose intermedie. La cosa più banale che ci può essere è, ad esempio, lo grande di n. Lo grande di n cresce come una qualche retta. E vabbè, io adesso ho disegnato per comodità la retta y uguale a x. Non è detto che sia quella, potrebbe essere più o meno 2x, 3x, un mezzo x più 1, perché appunto ci stiamo assorbendo i termini costanti, però va più o meno così. Qual è, questo diciamo che è il migliore, questo è il po' il desiderata, qual è la cosa peggiore in assoluto? In realtà non c'è limite al peggio, cioè possiamo andare arbitrariamente peggio, però diciamo che di solito la cosa peggiore che si può fare è avere una roba che cresce come o grande di 2 alla n, che è un esponenziale. Notare una cosa, io in tutto questo corso, ogni volta che scrivo log da oggi, cioè da in questo momento in poi, ogni volta che scrivo log intendo in base 2. In informatica conviene molto di più che i logaritmi siano in base 2. Cambia qualcosa con lo grande? No, perché essendo che lo grande si mangia le costanti, io posso convertire un logaritmo da una base a una qualunque altra base a meno di una costante, e quindi posso convertire logaritmi di base diversi e tenerlo nel logarante comunque. Quindi che il log sia in base e, in base 2, in base 10, in base pi greco al quadrato più 4 non è importante. Ok, e quindi ci abbiamo un po', insomma, le cose belle e le cose brutte. Cosa c'è in mezzo? Ma ci abbiamo, che è sopra lo grande di 1 ovviamente, ma molto buono, lo grande di n. Ok. Dopo lo grande di log n, ovviamente abbiamo, e questo è un po' un ordine di cose, cioè abbiamo tutti quanti gli o grandi di log alla k, per una qualche k, ovviamente due k più piccoli saranno più sotto, e due k più grossi saranno più sopra di n. Ok.
da qualche parte qua abbiamo tutte quelle funzioni che sono o grande di n a una qualche k con k minore di 1, e anche qua siamo con k maggiore di 1, perché sennò sarebbe sotto il n ovviamente. Tipo qua in mezzo ci troviamo anche una roba abbastanza comune che è o grande di radice di n, che sarebbe n alla un mezzo. A questo punto qui, qua sopra, che fatemelo così, troviamo tutti quanti gli o grandi di n alla k con k maggiore di 1, dove ovviamente i... più si va avanti e più più crescono velocemente. Qua in mezzo, e questa è la prima cosa forse un pochino interessante, troviamo la o grande di n log n, che ci sono un po' di algoritmi a questa complessità. Vi faccio notare che o grande di n log n è minore di qualunque o grande di n alla k con k maggiore di 1. Che sembra una, cioè è abbastanza ovvio se poi lo guardate, però non è ovvissimo. Cioè, se voi avete un algoritmo che è o grande di n alla 1.0000000 un miliardo di zeri 1, in analisi asintotica questo algoritmo è peggiore di n alla log n. Perché? Perché log n è dominato da qualunque polinomio con esponente maggiore di 0. Quindi questo è qua. Dopodiché abbiamo, beh, tutti quanti n alla k, e poi ci abbiamo la n, che è un po' il peggiore che può capitare. In realtà poi vedremo anche, se ci arriviamo, c'è un algoritmo che vi spiegherò, che c'è una complessità che è qua in mezzo, è tra il costante ma più basso di log n, che sarà una roba che ci mette o grande di funzione di Ackermann alla meno 1 di n, che è una roba un po' particolare che poi vi farò vedere. E, ok, ma la domanda è, bene, sappiamo qual è più veloce, sappiamo qual è più lento a livello asintotico. Che ce ne facciamo in pratica? In pratica, questa che informazione ci dà? C'è una stima molto a braccio, che ci dice che un programma riesce a fare circa 10 milioni di operazioni al secondo. Che è una stima molto a braccio, perché cosa vuol dire? Cioè, nel senso, però in realtà nella pratica funziona abbastanza bene. Questo cosa vuol dire? Che rispetto alla complessità del nostro algoritmo possiamo farci un'idea di quanto può essere grosso n prima che il nostro algoritmo ci metta più di un secondo per processare l'input. Ad esempio, con questa stima a braccio possiamo vedere che se abbiamo un algoritmo che ci mette grande di 2 alla n, non andiamo tanto avanti, perché n può essere al massimo tipo 23, 24, quindi poi n alla 20 un milione circa, quindi n alla 23 sarà circa 8 milioni, n alla 24 sarà circa 16 milioni, e quindi se abbiamo un algoritmo grande di n quadro, n non può essere tanto grosso prima che andiamo fuori tempo su qualunque, per qualunque timescale immaginabile. Se abbiamo tipo n uguale a 50, un algoritmo n uguale a n ovviamente non passerà mai neanche nella vita dell'universo. Cosa abbiamo poi? E quindi possiamo fare le stime di queste cose. Ad esempio, se abbiamo un algoritmo che è o grande di n quadro, vuol dire che se abbiamo 10 milioni riusciremo a gestire in un secondo input grossi fino a quanto? Tipo 3140 qualcosa, che dovesse essere la 10 quadrata di 10 milioni, tipo 3140 qualcosa. Che non è tanto, cioè n3000 non è tantissimo, non sono tanti dati. E più scendiamo, più invece ci possiamo permettere di avere cose che vanno veloci, tipo con n log n, quanto fa un milione, quanto è il massimo che possiamo gestire? Ditemelo voi, cioè avete quelli calcolatrici, io sì, devo fare i conti qua. La 10 quadrata di 10 milioni non so fare a mente, ma il... La 10 quadrata di... 10 milioni si fa, tipo dovrebbe essere 3140 qualcosa. E quant'è la dimensione di n log n? No, dico, se quanto, cioè devi trovare quel numero che se ci metti dentro nella formula n log n, 10 milioni, cioè devi invertire quella roba là.
Che calcolo devo scrivere? Che calcolo vuoi che scriva? Cosa devi scrivere? Quando ogni volta scrivo log, cosa vuoi? Tipo, per esempio, adesso faccio spannometricamente, se tipo c'hai n 100.000, sarà 100.000 per logaritmo di 100.000, logaritmo di 100.000 è tipo, che ne so, 20, 19, 18, 17, 16, quindi 100.000 per 16 fa tipo 1.600.000, quindi 100.000 però ci sta, e si va un po' spannometricamente alla fine, poi non è una scienza esatta, cioè nel senso appunto perché 10 milioni è un numero molto arbitrario, diciamo che ti puoi aspettare che il tuo algoritmo vada circa un secondo quando sei nell'ordine appunto da 1 a 10 milioni. Cioè, in particolare questo è per escludere quelle cose tipo ah sì, ho questo problema, n uguale a 100.000, ho trovato un algoritmo n quadro. No, perché 100.000 al quadrato fa troppo. Se fate andare un algoritmo quadrato con un input grosso 100.000, vi potete aspettare che il tempo che ci metterà in secondi sarà 100.000 al quadrato fratto 10 milioni. Ma 100.000 al quadrato fratto 10 milioni fa tanto, immagino. Fa 100.000 è 10 alla quinta, 10 alla quinta al quadrato fa 10 alla 10, 10 milioni è 10 alla 7, quindi ci aspettiamo che ci metta circa 1000 secondi. 1000 secondi sono tipo 15 minuti più o meno, 16. E 16 minuti, se avete un secondo di esecuzione, non è fattibile. Quindi questo diciamo che è il trick standard per vedere. Quindi in realtà se volete stimare il tempo, il calcolo cos'è? Più o meno è, prendete il numero, prendete n, lo mettete dentro la formula, dividete per 10 milioni e quello è la stima di quanti secondi ci mette. Quello è il calcolo. E questo appunto in realtà è per riuscire a priori a determinare, beh, sta roba non ci sta in tempo. Cioè se il problema mi chiede di fare in un secondo, sta roba, se il calcolo mi viene fuori tipo 20 miliardi, non ci sarà neanche per sbaglio. Ok, e in realtà i vari algoritmi che vediamo ci saranno molto spaziati, andiamo veramente ad algoritmi che ci mettono log n, tipo la Binary Search, come magari avete già sentito, a algoritmi che ci mettono 2 alla n, che è ad esempio la Complete Search. Bene, e questo era per la stima di sta roba. Ok, questo è un buon momento. Allora, se ci sono domande, alcune domande. Questo invece è un buon momento per fare l'ultimo break da un quarto d'ora, perché poi allora, questi erano tutti gli strumenti che mi servono, tutti gli strumenti matematici che mi servono per iniziare veramente. E quindi poi direi che iniziamo veramente alle 16.30 con la programmazione dinamica. E ci andiamo avanti per un'ora tirati, perché sarà un argomento che mi impiegherà tipo 10 ore, quindi avere un'ora intera per farlo non è malaccio. Se adesso ci sono domande, fino a qua. Va bene, allora facciamo un'ultima sezione alle 16.30. Va bene, allora abbiamo fatto tutta la parte di introduzione. Adesso possiamo diventare dei castellatori e fare il nostro primo problema. Allora, e vedere il metodo generale con cui poi andremo avanti. Quindi abbiamo detto che diventiamo dei castellatori e abbiamo il seguente problema. Abbiamo un bagno e vogliamo castellarlo. E questo bagno facciamo che in realtà è un bagno monodimensionale, i famosi bagni monodimensionali, e questo bagno monodimensionale in realtà lo possiamo vedere come una serie di celle che da una parte è lunga 1 e dall'altra è lunga n. Io ho fatto la stima. E vogliamo piastrellarlo e abbiamo a disposizione due tipi di piastrelle. Abbiamo la piastrella 1x1 e abbiamo la piastrella 1x2. Noi questo bene vogliamo piastrellarlo e in particolare quindi vogliamo mettere le piastrelle e ne abbiamo infinite delle 1x1, infinite delle 1x2, ne facciamo altre quante vogliamo, in modo tale che tutto il bagno sia piastrellato e nessuna coppia di piastrelle si overlappi.
Quindi ad esempio, che ne so, un piestrellamento valido potrebbe essere, ne so, mettere 2 per 1, mettere qua la 2 per 1, poi un'altra 2 per 1, poi una per 1, eccetera così. Ok, questo è un piestrellamento valido. La domanda è, dato n, dimmi quanti modi diversi ci sono di piestrellare un bagno 1 per n. Questa è stata una buona reazione, la prima risposta è due. Bella domanda. E proviamoci un attimo a pensarci, proviamoci un attimo a mano e a vedere cosa ne esce. Tipo, se abbiamo, questa è la prima domanda, è un po' filosofica, se abbiamo un bagno lungo zero, quanti modi ci sono di pestellarlo? O infiniti. Allora, se il bagno non esiste, allora, posso qualsiasi cosa. Allora, vi do tre opzioni, andiamo ad alzata di mano. Non ci, allora, no, filosoficamente non ci sono risposte errate, però matematicamente solo una è giusta. Le tre opzioni che vi do sono 0, 1 e infinito. Quante persone pensano ci siano 0 modi di piastellare un bagno lungo 0? Ok? Quante pensano ce ne sia uno? Quante pensano ce ne sia infinito? Ok, due persone non hanno risposto a niente. Ce n'è una. L'unico modo matematicamente di piastellare un bagno lungo zero è non fare niente. Ed è un modo. È una roba un po' filosofica, è la stessa cosa sulla scia del, non so se avete visto cos'è il fattoriale, avete fatto le permutazioni. Comunque, quanti modi ci sono di ordinare zero cose? Uno, ok, non fare niente. Ok, beh, allora sappiamo che quindi se vogliamo creare quindi questa funzione, perché il nostro programma è una funzione, vogliamo creare questa funzione f di n che ci dice quanti modi ci sono di pestellare un bagno lungo n, beh, abbiamo deciso che f di 0 è uguale a 1. Ok, f di 1? 1. Possiamo solo mettere una pestella da 1, non ci sono altri modi. F di 2? Punta l'ordine delle pestelle. No, non può essere. Cioè, se metti prima una da 1 e poi una da 1, oppure prima una da 1 e poi una da 1, non sono altri modi. Sono quanti? 2. Gli unici due modi sono o mettere due pestelle da 1 o mettere la pestella da 2. Facciamo un altro. F di 3? 5. 6. Sto sentendo parecchio. Allora, che io ne conti, ce ne sono 4. 3 che io riesco a contarle, perché potete o mettere 1 1 1 o mettere 2 1 o mettere 1 2. Quindi non è in ogni caso sono sempre le stesse nel secondo e nel terzo caso. Quanti modi diversi intendo, se guardi il bagno piastrellato, quanti diversi ne vedi? Quello è il senso di diverso che intendo. Quindi questo lo vedo in un modo, questo lo vedo in un altro, questo lo vedo in un altro. Non conta l'ordine tra piastrelle della stessa dimensione, ma tra piastrelle di dimensioni diverse è un ordine diverso. Esattamente. Ok. E tendenzialmente, quindi vedete già che addirittura già f uguale 3, e la nostra mente umana già riesce, cioè già fa fatica, cioè perché cosa stiamo facendo noi nella nostra testa? Stiamo provando tutte le possibilità. Cioè cosa stiamo facendo? Stiamo provando tutte le possibilità. Qual è il problema di provare tutte le possibilità così nella nostra testa? Che ce ne manca qualcuna, cioè che ce ne, cioè, magari ce ne perdiamo qualcuna, magari ne mettiamo qualcuna che non esiste. Allora, l'idea è, ma non troviamo un modo programmatico di riuscire a contare sta roba? La risposta è sì, spoiler ovviamente, la risposta è sì. Ok, e per fare questa cosa useremo uno degli strumenti più potenti che ci sono, anzi se vogliamo, cioè è tanto potente quanto qualunque altro strumento di programmazione, che è la ricorsione, l'induzione, la ricorsione, chiamate come volete.
che è poi la base di un'altra tecnica che vedremo, che è la programmazione dinamica. Però partiamo dalla ricorsione. Cos'è la ricorsione? La ricorsione è la seguente idea generale. Io ho un problema che voglio risolvere e questo problema lo divido in due pezzi. Uno sono i casi base e uno è il caso generale. Cosa sono? I casi base sono quei casi, quindi in questo caso potrebbe essere per esempio, non so, n piccoli, sono quei casi che sono talmente facili che so calcolare la risposta in qualche modo per fatti miei. Ok? Noi comunque, mettendoci un attimino, siamo riusciti a calcolare a mente le risposte fino a n uguale 3. Ok? Il caso generale invece è l'idea di prendere il problema grosso n, scomporlo in qualche modo, in modo tale che io possa costruire le soluzioni per f di n facendo solo operazioni semplici, avendo le soluzioni per tutti gli n minori rispetto a quello che sto considerando. Cioè, qual è l'idea quindi? È che ci sono dei, dei casi che sono talmente semplici che li so risolvere a priori. Poi, ovviamente, questa è una definizione generale che va declinata per ogni singolo problema. Però l'idea è che casi base, semplici, che si possono risolvere a priori. Caso generale, vogliamo trovare un modo di spacchettare il problema per un certo n, in modo tale che riusciamo a ricostruire la soluzione per quell'n, basandoci solamente sulle soluzioni per gli n più piccoli, per gli n strettamente più piccoli. Perché questa cosa, vogliamo di saperlo fare, perché questa cosa ci permette di avere una soluzione programmatica per un problema? Beh, perché se noi sappiamo scomporre un problema in problemi più piccoli e poi calcolare la soluzione del problema più grosso rimettendo insieme i pezzi più piccoli, allora sappiamo farlo per qualunque n, perché io cosa faccio? Continuerò a scomporre il problema finché non arrivo a casi talmente piccoli, i casi base, che so risolvere a priori. Questa è l'idea generale della ricorsione. Poi come si declina questa cosa dipende dal problema. Il problema adesso non è banale capire, non è chiaro quali siano i casi base, adesso ne abbiamo calcolato qualcuno, ma ad una certa avremo degli hint per cercare di capire quanti casi base dobbiamo avere, fino a dove dobbiamo essere in grado di risolvere a mano. Ok, vediamo allora come può essere declinato questo approccio generale della ricorsione per questo problema. Quindi la domanda a cui vogliamo rispondere è importantissimo, e questo lo ripeterò mille volte, è la prima cosa da focalizzarsi in testa per risolvere un problema in modo ricorsivo, è focalizzare a quale domanda stiamo rispondendo. Noi stiamo costruendo una qualche funzione f, a quale domanda risponde questa funzione f? Qua la domanda è, dato n, quanti bagni ci sono? Quanti bagni possiamo fare in quanti modi possiamo prestellare un bagno di n tasselli? Ok. I casi base magari ce li peschiamo fuori da qua. Pensiamo al caso generale, che è la cosa difficile, la cosa generalmente difficile. Cosa vi ho detto? Noi stiamo pensando quindi a un bagno. Okay. Noi stiamo pensando a un qualche bagno lungo n e vogliamo calcolarne la soluzione. E qual è la soluzione? B? Che ne so, come facciamo a saperlo? Il potere della ricorsione ci dice: guarda, se questo è. Facciamo proprio con numeri. Questo è un bagno 1x6. Ok? Quanti bagno può essere questo bagno 1x6? B? Lo so. Il potere della ricorsione ci dice: guarda che tu, per calcolare la soluzione di 1x6, hai a disposizione le soluzioni di tutti quelli più piccoli. Quindi noi assumiamo adesso di sapere tutte le soluzioni per f di 5, f di 4, f di 3, f di 2, f di 1, f di 3. Okay. Questa cosa ci dà un potere enorme. Perché? Perché io posso fare la seguente cosa. Io mi chiedo, ma nella prima cella cosa mai ci potrà essere? Beh, c'è solo due possibilità. O c'è una piastrella 1x1, o c'è una piastrella 2x1, 1x2, chiamiamola voi. Ma allora,
ma allora cosa posso dire? Io questo bagno come lo posso piastrellare? O ci metto una piastrella da 1 qua, e poi ne ho ancora, sono 5, ma deve essere molto messa, e poi ne ho ancora 5, oppure io qua ce ne posso mettere una da 2 e poi ne ho ancora 4 da fare. Non ho altre scelte. Per forza di cose la prima cella la devo coprire in qualche modo, perché devo coprire tutto il bagno, quindi per forza l'acqua cosa ci devo mettere? Ma ho solo due opzioni, per forza di cose ci dovrà essere o una piastrella 1x1 o una piastrella 2x1, non ci sono altre alternative. Ma allora, quando poi mi chiedo, ok, io questa l'ho messa, in quanti modi posso piastrellare questo qua? Questi 5 rimanenti? Io lo so. Il modo in cui posso piastrellare questi rimanenti è esattamente F5, perché io ho assunto che io so le risposte per tutti quanti gli n minori di quello che sto considerando, quindi io la risposta di F5 la so. Adesso ovviamente non la sappiamo perché poi dobbiamo far andare l'algoritmo, ma io la so. Ma allora, stessa cosa qua, se io piazzo una da 2, in quanti modi posso piastrellare il resto del bagno? Esattamente F4, perché ne ho 4 libere. Ma allora cosa posso dire? Se io F6 ho solo queste scelte che posso fare, io posso dire che F6 sarà uguale a F5 più F4. E questo non vale solo per F6, perché questo qua adesso l'ho fatto con dei numeri veri per far capire il concetto, ma in realtà quello che ho appena fatto vedere è che F di n è uguale a F di n-1 più F di n-2. Fibonacci? Fibonacci. Escono i numeri di Fibonacci, sì, lo spoiler finale è che escono i numeri di Fibonacci. E con questo ho praticamente risolto il problema, perché allora intanto, prima osservazione, ovviamente ad una certa questa cosa si rompe, perché se io ci metto dentro n uguale a 1, ok, cosa mi esce? F di 0 più F di meno 1, ma F di meno 1 non ha senso. Ci sono quindi dei casi base che ho bisogno per fare in modo che le condizioni che ho posto nella mia ricorsione generale siano rispettate sempre. In particolare io ho assunto che posso sempre piazzare una piastrella da 2 all'inizio, ma questo quindi vuol dire che sto assumendo che il mio bagno sia un bagno da 2. Quindi questa roba qua funziona solamente se n è maggiore o uguale a 2. Se ho avuto anche un'altra dimensione di una piastrella, tipo una piastrella lunga 3, avrei dovuto mettere anche un altro modo, diciamo. Se avessi avuto tre piastrelle a disposizione, quella da 1, da 2, da 3, allora ovviamente cosa sarebbe stato? Sarebbe stato f di n uguale f di n meno 1 più f di n meno 2 più f di n meno 3, e a questo punto il caso base sarebbero stati gli n minori di 2 e gli n minori di 3 invece di gli n minori di 2. Tanto quelli sono i numeri di Fibonacci. Esistono anche loro. Ma quindi cosa ho capito? Che nei miei casi base, essendo che la mia formula generale si rompe se n è minore di 2, allora i miei casi generali devono essere esattamente gli n minore di 2. A questo punto, calcolare il f di una qualche cosa lo possiamo fare, possiamo anche fare a mano, abbiamo la formula. Come funzionerà? Noi vogliamo calcolare f di 6. F di 6 cos'è? Non è altro che f di 5 più f di 4. E uno potrebbe dire, beh, ma siamo a punto a capo. No, non siamo a punto a capo, perché la cosa fondamentale è che siamo riusciti a ridurre il problema. Ora abbiamo un problema che è strettamente più facile di quello di prima, perché n è diminuito. Infatti, se continuiamo, sappiamo che questa roba è uguale a f di 4 più f di 3. Se continuiamo, bam bam bam, questo sarà f di 3 più f di 2
e questo sarà f di 2 più f di 1, e f di 2 sarà f di 1 più f di 0. E viene detto, vabbè, abbiamo ridotto il risultato di 8, ad una certa arriviamo a dei casi talmente semplici, perché infatti, cioè, a parte la discussione filosofica su f di 0, ma f di 1 è il banale, come si fa? Arriviamo a dei casi talmente semplici che possiamo assegnarne la soluzione istantaneamente. Sappiamo che questi qua valgono 1, ma allora f di 2, essendo che sappiamo scomporlo, possiamo dire che f di 2 vale 2. Questo vale 1, questo vale 3, questo si scompone in f di 1 e f di 0 che valgono 1, quindi questo vale 2, quindi questo vale 5. Quindi devo ricostruire tutto l'altro, quindi f di 2, f di 1, si scompone in f di 0, f di 1, questo vale 1, questo vale 1, questo vale 2, questo vale 1, questo vale 3, questo vale 8, per l'amor di Dio non potete fare questo, questo vale 5, e quindi f di 6 vale 13. E come qualcuno ha già spoilerato, i numeri che escono sono i numeri di Fibonacci, si chiamano, che quindi fa 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 e via così, dove ogni numero dopo è la somma dei due precedenti, avendo come primi due numeri 1 e 1. Dimmi. Ma tipo la complessità di questo come si fa? Ci arriviamo. Ok. Quindi con questo adesso abbiamo un modo programmatico per calcolare questo, la soluzione di questo problema. La prima domanda quindi che ci dobbiamo porre è corretto, però realisticamente sì, perché appunto il ragionamento che abbiamo fatto sul passo generale soprattutto era completo. Cosa vuol dire completo? Che abbiamo considerato tutti i casi possibili. Cioè, il ragionamento è stato, nella prima posizione qualcosa ci dobbiamo mettere, perché deve essere coperto, e abbiamo considerato tutte le cose che potevamo fare, che era metterci una passerella da 1 o metterci una passerella da 2. E quindi, verosimilmente, è corretto. A questo punto, la seconda domanda che ci dobbiamo fare è, quanto tempo ci vuole a calcolarlo? Se facciamo questa cosa, quanto tempo ci vuole? Qua arriva in gioco il simbolo di Landau per semplificarci la vita, perché potremmo calcolare precisamente quanto tempo ci mette, ma non ci interessa veramente, ci interessa solo avere una stima, un upper bound di quanto tempo ci metta sinteticamente. Qual è l'analisi più semplice che possiamo fare? Noi sappiamo che ogni volta che facciamo un passo generico ce ne troviamo due di almeno uno più piccolo, ma quindi una roba che raddoppia ogni volta cosa verrà fuori? Verrà fuori uno grande di 2 alla n. Vedo facce un po'. Allora, diciamo che qua l'unica operazione base che stiamo veramente facendo è l'addizione, ok? E quello che vi sto dicendo io è, guardate che se partiamo quindi dal livello n, in questo caso 6, io vi prometto che al livello sotto, quindi le computazioni di un livello più sotto, quindi le computazioni che partono da quella da cui sono partito, al più raddoppiano. Perché più raddoppiano? Perché ne ho 2, perché f di n è uguale a f di n-1 e f di n-2. Quindi io so che al livello successivo, se ne avevo una, al livello successivo al più sono il doppio. Ma allora, quindi, io cosa sto dicendo? Guarda, qua ce n'è una. Parto che ce n'è esattamente una. A livello sotto, al più raddoppiano. Quindi qua so che ce ne sono al più 2. Però questo ragionamento non dipendeva dal fatto che n fosse uguale a 6. Dipende solamente dal fatto che io so che finché non arrivo al caso base, quindi quando arrivo a f di 0, finché non arrivo a f di 0, al più raddoppiano. Perché al più, la computazione si può dividere in due. Idealmente non si divide, cioè per quando arriviamo in questa base non si divide più e quindi abbiamo finito. Ma se siamo in un caso generico,
al più si divide in due. Quindi possiamo dire che a livello sotto ce ne saranno al più 4. Possiamo dire che a livello sotto ce ne saranno al più 8. E così via. E così via fino a quando? Finché sicuramente arriviamo a un livello dove tutte le computazioni o non sono state fatte o sono case case. Ma quindi quante volte dobbiamo scendere prima che questo accada? N. E quindi, no, non lo chiami N, perché su questa catena scende di uno ogni volta. E quindi la complessità di questo algoritmo è uno grande più 2 alla N. Questo adesso ho dovuto fare un ragionamento ad hoc, perché ancora non vedo tutti gli strumenti per fare questa cosa con la programmazione dinamica, che invece dà una regola più formale. Questo è stato un ragionamento ad hoc sul fatto che la computazione si divide in al massimo di tot ogni volta. Tra l'altro, la computazione mi costa tempo costante, perché se tipo invece di fare una somma devo fare n ogni volta, non mi vedo la n, quindi la do la n per n. Perché qua io ho detto parto con una computazione ogni volta raddoppio, però se partivo con n computazioni ogni volta raddoppiavano, veniva 2 alla n, 2 alla n per n. Quindi, dato il fatto che devo farne solo una, dato il fatto che dopo n livelli ho finito per forza di cose, so che la computazione di questa cosa è o grande di 2 alla n. No, se n è uguale a 2 fai più somme, cioè sarebbe... Se non vale 2 faccio meno, cioè a livello dove, tipo a questo livello, c'ho molta meno roba, cioè io sto facendo una stima con un upper bound, non è preciso, perché se ci pensate un attimino, i casi base di Fibonacci, i casi base di sta roba, sono tutti quanti con 1. Quindi alla fine, a livelli base, gli unici numeri che posso sommare insieme per arrivare al numero finale sono degli uni. E quindi il numero di computazioni dovrà essere almeno uguale alla risposta, che è l'ennesimo numero di Fibonacci. Cioè, cosa sto dicendo? Se io ho ottenuto come risposta 13, questo 13 deve essere arrivato per forza da degli 1 che ho sommato, ma quindi vuol dire che ne ho dovuti sommare 13 di questi 1. Tant'è infatti che i numeri di Fibonacci crescono esponenzialmente, e questa cosa non ci torna, perché la nostra complessità upper bound stimata è 2 alla n, che è di molto di più della realtà, perché i numeri di Fibonacci mi pare che crescano come phi alla n, dove phi è 1 più radice di 5 fratto 2, che è il piccolo di 2, però comunque è una buona stima asintotica, 2 alla n. Ok, e con questo abbiamo visto un'applicazione, ne faremo un'altra oggi, sempre sul facilino, spero. Ad esempio sullo spazio, questo... Ok, abbiamo visto un'applicazione di sta roba qua. La seconda domanda, dopo il tempo, è quanto spazio ci mettiamo? Beh, cosa ci dovremmo tenere? Spero che abbiate fatto un minimo di architetture, ma cosa ci dovremmo tenere? Essendo che questa è una funzione ricorsiva, in qualunque momento ci dobbiamo tenere lo stack delle chiamate, ovvero in qualunque momento dobbiamo avere anche dei riferimenti che ci dicono guarda che sei arrivato da qui, perché poi ci dobbiamo tornare indietro. Quindi quant'è la complessità di spazio? Qual è la domanda? Allora, assumiamo che siamo in una funzione, ok, che lo stato di una funzione ci occupa uno spazio costante, ci occupa uno grande di 1. Prima osservazione. Seconda osservazione, essendo che stiamo facendo una ricorsione, per poter tornare indietro, dovremmo anche tenerci una qualche informazione costante per ogni funzione padre rispetto a quella dove ci troviamo. Cos'è k per 2 alla n? C'è un costante? No, perché se sono qua, se mi trovo qua, quali informazioni ho salvate? Avrò la sua informazione, avrò la sua informazione, avrò la sua informazione e avrò la sua informazione. Io in ogni momento, e questo è lo spoiler della soluzione, io in ogni momento ho al più n informazioni che mi devo salvare. Non do la n, perché? Perché se io mi trovo in qualunque posto, tipo mettiamo che sto calcolando questa roba qua, io non devo essere in grado di tornare tipo qua, che non ho neanche visitato ancora. Io devo solamente tenermi le informazioni, che poi ovviamente non ve le tenete esplicitamente, cioè questa roba lo fa il sistema operativo, il compilatore e quant'altro, ma nella ricorsione
quello che deve sapere, si deve fondamentalmente tenere le variabili e il puntatore all'istruzione che eravate arrivati nelle funzioni chiamanti che sono arrivate a dove ci troviamo adesso. Se vi ho perso ditemelo, se qualcuno di voi è perso ditemelo, che cerco di... Chi ha seguito l'architettura e lo stack ce l'ha ben presente, credo. Cioè, il fatto è questo. Nella realtà, un programma non è altro che una sequenza di istruzioni. Quando voi chiamate una funzione, quando quella funzione termina, il computer deve in qualche modo poter sapere quando tornate da quella funzione dove eravate arrivati. Ok? Quindi, se voi qua chiamate F5, quando prima o poi F5 terminerà e restituirà la risposta, F6 deve sapere da dove deve riprendere e quindi si deve salvare un numero costante di informazioni, tra cui appunto da dove riprendere. Quindi se voi chiamate F5 ed F6, oltre alle variabili che avete attualmente in F5, dovete anche avere un riferimento dove eravate arrivati in F6. Quindi ogni volta che scendete vi state salvando un numero costante di informazioni in più. Ok? E quindi io vi chiedo, qual è il massimo numero di informazioni che vi siete, che avete salvato in qualunque momento? N. N. Perché in qualunque caso questa ricorsione non può scendere più che N volte. Perché ovviamente quando arriva a F1, F0 termina. Quindi il numero massimo di informazioni, in questo caso, ad esempio, quando siete tipo qua, che dovete aver salvato, vabbè, le variabili di questo qua, e poi il riferimento dove eravate arrivati di questo, 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 questo e questo. Però il percorso che arriva da dove siete partiti è lungo più N. E quindi vi dovete, quindi se il tempo è questo, la memoria sarà uno grande di N. E anche questo l'abbiamo fatto ad hoc, anche se poi avremo gli strumenti per farlo più programmaticamente anche nella memoria. Bene, questa soluzione fa schifo. Perché questa soluzione fa schifo? Che appena vado su un pochino troppo. Perché se io vi chiedo qual è, in qualche modo posso piastrellare un bagno di 100 tile, cioè dice lungo 100, voi neanche se starete vivi fino alla morte termica dell'universo riuscite a calcolare questa risposta, anche se avete il più potente supercomputer del mondo, perché 2 alla 100 è un numero spaventoso. Possiamo fare di meglio. E l'osservazione per fare di meglio è estremamente banale, ma è il passaggio chiave tra la ricorsione e la programmazione dinamica. La programmazione dinamica è un modo molto fancy per chiamare la ricorsione più questa cosa. E questa cosa è la memoizzazione, che è tipo memorizzazione, però per qualche motivo ci ho levato la R. Infatti molto probabilmente se non ci penso la chiamo memorizzazione, però il termine giusto è memoizzazione. E cosa vuol dire memoizzazione? È un concetto banalissimo. Se abbiamo già calcolato il valore di una certa funzione per un certo n, possiamo riutilizzare quel calcolo per la prossima volta che rincontriamo quel problema. Cosa voglio dire? Io prima qua anche qua dovevo tipo espandere tutto l'alberello per ricalcolare quanto valeva F4. Però anche qua l'osservazione che ho fatto banalmente, inconsciamente, è stata: ma scusa, se qua F4 valeva 5, potrà mai essere che questo F4 vale qualcosa che non sia 5? No, perché non ho fattori esterni che mi influenzano qual è la risposta a questo problema. Quindi la memorizzazione è semplicemente il fatto di dire, mentre sto facendo una ricorsione, cosa succede? Beh, o questo risultato l'ho già calcolato o non l'ho ancora calcolato. Beh, se non l'ho ancora calcolato lo devo calcolare.
Ma poi quando ho finito di calcolarlo, quando ho finito di calcolare f di 4, io mi salvo da qualche parte che f di 4 fa 5. Perché così la prossima volta che devo calcolare f di 4 non mi serve ricalcolarlo, posso direttamente prendere dalla tabella di memorizzazione quel risultato. Come cambia la nostra computazione? Beh, cambia in modo abbastanza radicale in realtà. Cosa succede? Beh, f di 6 mi chiede, l'ho già calcolato? No, devo calcolarlo. Diventa f di 4 più f di 5. F di 4 l'ho già calcolato? No. Allora diventa f di 3 più f di 2. F di 3 l'ho già calcolato? No. Diventa f di 2 più f di 1. Man mano che vado giù le mie f stanno diventando sempre più dei gamberetti. F di 1 più f di 0. A questo punto arrivo al caso base. Questo fa 1, questo so che fa 1, perché sono dei casi base. Adesso so calcolare f di 2, f di 2 vale 2. A questo punto io mi segno da qualche parte, in un vettore, che f di 2 vale 2. Allora, vabbè, questo è ancora un caso base e questo fa 3, e mi segno anche questo. A questo punto io avrei dovuto espandere quell'f di 2, che doveva diventare un f di 1 più un f di 0. Ma non mi serve farlo, non mi serve farlo perché io so già quanto vale f di 2. E quindi posso calcolare direttamente quanto vale f di 4. Perché ho già la soluzione. Stessa cosa, io qua dovrei calcolare quanto vale f di 5, f di 4. Ho cannato le cose, vero? Sì. Sì, perché le ho messe al contrario, questo deve essere 5, questo deve essere 4. Qua quindi espando, questo fa f di 4 più f di 3, ok? Questo è f di 4, però so già quanto vale, perché l'ho già calcolato. Vale 5. Stessa cosa, f di 3 l'ho calcolato, vale 3. Quindi so già che questo vale 8 e me lo segno. E alla fine 13. Adesso qua è venuto un po' una merdina perché ho fatto i primi li ho scambiati. Però si riesce a vedere abbastanza bene che in questo modo io calcolo il valore della funzione al più 2n volte. Non è importante il 2 ovviamente, io calcolo il valore della funzione, cioè il numero di somme che faccio è 1 grande di n. Cioè, ho capito che alcuni rami non vanno espansi, ma perché al più... Aspetta che faccio il disegno bene, perché almeno così si vede. Questo quindi doveva essere f di 4. Ok, quindi qua c'è f di 5 e qua c'è f di 3. E quindi qua c'è... non ci arrivo. F di 6... f di 4, questo fa 5, questo fa 3, questo fa 8, questo fa 5 e questo fa 13. Vedi 2n? Io in questo modo devo solamente fare 2n somme. Era time insomma, forse, cioè visito 2n funzioni. E quindi questo banalissimo fatto che io ho memorizzato le risposte intermedie in qualche vettore mi fa cambiare il 2 alla n in O grande di n. Io posso calcolare il tempo lineare adesso. Quindi se voglio sapere quanto fa Fibonacci castellamenti di 10.000, posso farlo con solo 10.000 operazioni, mentre prima non c'era speranza che potessi saperlo. La memoria come è cambiata? Uguale. La memoria è uguale, perché la parte ricorsiva è uguale, comunque la profondità massima che raggiungo è n. Ho in più un vettore, però questo vettore ci devo memorizzare più n valori. E quindi rimane O grande di n. A questo punto vi posso dire qual è il modo programmatico per calcolare, data una tecnica di programmazione dinamica, qual è la complessità temporale e qual è la complessità spaziale. Allora, la prima cosa importante è capire qual è il numero di stati della programmazione dinamica. Cosa sono gli stati?
gli stati sono tutti i possibili input che può avere la funzione. Quindi se il nostro problema è questo, e partiamo con f di n, quanti sono i possibili stati? N, perché saranno f di 0, f di 1, f di 2, f di 3, fino a f di n. Ok? Quindi la prima cosa importante da sapere è il... aspetta che cancello qualcosina. La prima cosa importante da sapere è il numero di stati. Seconda cosa importante da sapere, il costo della transizione. Il costo della transizione è quanto tempo ci metto, dato il fatto che ho la risposta di tutti i sottoproblemi, a calcolare il valore di una certa f di n. In questo caso il costo di transizione è o grande di 1, quindi devo fare solo una somma. Se avessi dovuto fare n somme, ovviamente sarebbe stato tipo o grande di n. Quindi la seconda cosa è il costo, il costo della transizione che farà, si diventerà il costo t, che sembra un po' costo, però vabbè. Ok. E la terza informazione che ci serve, perché in realtà con questo posso recuperare il tempo, ma la terza informazione che ci serve è quanto spazio mi occupa il singolo costo della transizione. Quindi questo è spazio t, anzi chiamiamolo tempo t, va, che è un po' più distinguere tempo della transizione, che è costo del tempo, e spazio t. In questo caso, in questo problema, anche qua lo spazio è costante, perché mi devo salvare, cioè realisticamente cosa farò? Tipo, che ne so, int x uguale f di n meno 1, int y uguale f di n meno 2, return x qui y, per dire. Quindi lo spazio che occupo nel singolo passo ricorsivo, nel singolo passo generico, è o grande di 1. Quindi in questo caso abbiamo che il numero di stati è 1 grande di n, il tempo della transizione è grande di 1 e lo spazio della transizione è o grande di 1. Ok? A questo punto, sapendo queste tre cose, se riusciamo a individuare quali sono queste tre cose, abbiamo un modo programmatico per calcolare la quantità spaziale e temporale di un algoritmo di programmazione dinamica. E cosa sarà mai? Numero di stati per tempo per spazio. No, cioè quasi. Allora, il tempo sarà uguale al numero di stati per il tempo della transizione e la memoria utilizzata sarà uguale al numero di stati per lo spazio della transizione. Perché? Beh, semplicemente noi possiamo al più visitare gli stati, possiamo visitare il più numero degli stati, ovviamente, cioè è by definition il numero di stati che possiamo visitare. Questo è il tempo che ci mettiamo a processare uno stato, ma quindi se abbiamo un numero stati e quello è il tempo per processare uno stato, per forza di cose, quando abbiamo processato tutti gli stati abbiamo finito. E quindi questa è la formula per l'upper bound, per il tempo che ci mette. Stesso tempo di discorso qua, se noi andiamo, dobbiamo memorizzare, o comunque dobbiamo, perché in realtà ci sono, qua c'è nascosto un più, perché con la memorizzazione dobbiamo solamente, cioè abbiamo da una parte il fatto che abbiamo delle variabili locali per ogni stato che dobbiamo salvare nello stack, e quello è una componente di questa cosa, ma dobbiamo anche salvarci i risultati di ogni stato. Però d'altronde il risultato dello stato è contenuto nello spazio che è occupato per la transizione, perché dobbiamo salvare la variabile. Dimmi. Pensando di doverlo fare una volta sola, in realtà lo spazio non è o niente, cioè se io devo farlo più volte. Questo non è per bounda. Sì, però se ogni volta libero lo spazio, cioè se di quelli che non mi servono più,
non ho bisogno di O, di N spazio, cioè, certo, perché... questo è un upper bound. Ok, certo, ok. Cioè, nel senso, sì, ho capito, sì. Questi qua sono degli upper bound, non è la cosa precisa. Ok, ok. Perché ovviamente ci sono alcuni problemi in cui magari puoi fare cose più, posso dire, più intelligenti e ti danno dei bound migliori. Questo è il calcolo, diciamo, standard per calcolare un upper bound valido per quel problema risolto per la programmazione dinamica. Ok, in realtà di solito è good enough, cioè nel senso, certo, soprattutto lo spazio puoi overstimare, verissimo, però in generale, anche poi in generale di solito il problema vero non è mai stare nello spazio, è raro che il problema sia stare nello spazio, di solito stare nel tempo. E effettivamente questo overstima un pochino di più lo spazio che non il tempo. Però per la semplicità che ha questa formula, nella stragrande maggioranza dei casi è good enough. Ok, allora mancano 14 minuti, non c'è la minima speranza che riesca a spiegare il prossimo problema in 14 minuti, quindi no, non sto per dire che avete finito, mi dispiace. Quindi io vi dico solo il problema e nient'altro, cioè vi lascio con il problema e poi ovviamente ve lo spiego la prossima volta però. È un problema questo che potete risolvere andando a McDonald's. Ok, questo è il famoso, ed è, cioè famoso ovviamente in ambiti di nicchia, è il famoso Chicken McNuggets Problem. Ok, allora, se siete mai andati in un McDonald's sapete che vi vendono i Chicken McNuggets, che sono tipo le pepite di pollo. Il fatto è che questi cosi, i nuggets, li vendono solamente in scatole da 4, 6, 9 e 20, se non sbaglio, in Italia. Sì. Ok? Quindi i nostri Chicken McNuggets, come sapete, sono in scatole da 4, 6, 9 e 20. E tipo, boh, mettiamo che entro in un McDonald's, vado là al bancone e dico dammi 24 Chicken McNuggets. E la tizia al McDonald's dice ok, va bene, ti do uno da 20, uno da 4. Perfetto. Però se io vado là sempre al bancone e dico guarda dammi 7 Chicken McNuggets. A parte che mi guarda male, probabilmente sì, chiede 7, infatti che ho detto 7, no? 7 Chicken McNuggets. Ma a parte il fatto che mi guarda male, a meno di buttarne qualcuno, non ha modo di vendermene 7. Ok? Sì. Il problema è, data, in questo caso l'ho fissato 4, 6, 9, 20, però diciamo, dato un insieme qualunque di dimensioni dei box che vi vendono per i Chicken McNuggets, qual è il numero massimo di Chicken McNuggets che il cassiere non mi può vendere? In che senso il numero massimo, scusa? Allora, tipo, per dire qua, se fissiamo questo insieme di scatole, di dimensioni delle scatole, che ne so, io ti ho fatto vedere per esempio che se ne chiedo 24 me ne può dare, sì. Perché me ne dà una da 20 e una da 4. Se ne chiedo, che ne so, 42, sì. Me ne può dare perché boh, ci sarà qualche combinazione che mi dà. Però se ne chiedo 7, non me ne può dare, okay. Perché non c'è nessuna combinazione che me ne riesca a dare. Okay. Tipo anche per dire forse 11 anche, mi pare che non me ne può dare. Perché 11 non puoi farlo in nessun modo. E quindi ti chiedi, il problema è, dato questo insieme S, dato quindi l'insieme delle scatole, qual è il numero massimo di Chicken McNuggets che non posso ottenere? Perché tra l'altro, prima osservazione, cioè questo problema ha senso semplicemente perché tipo se l'insieme non è degenere da una certa soglia in poi posso avere tutti quanti i Chicken McNuggets che voglio, tipo se ne chiedo 1.572.321 vi assicuro che c'è un modo di ottenerli, però c'è una soglia dove c'è un numero massimo di Chicken McNuggets che in nessun modo posso ottenere, oppure se vogliamo essere completi ditemi, sennò che è infinito, per dire.
però in questo caso vi assicuro che è finito, cioè un qualche numero finito, c'è una certa soglia dopo la quale qualunque numero di chicken McNuggets con queste dimensioni delle scatole si può ottenere. Bene, e quindi vi lascio con la cosa. Una cosa che potete fare per trovare la soluzione di questo problema è che vi dividete in gruppi, andate una alla volta al bancone del McDonald's e chiedete: mi dai 5 chicken McNuggets, dai 6, mi dai 7. Un'altra cosa, perché c'è una mano alzata prima che finiamo. Qualcuno, ho visto una mano alzata, non certa? No, sì, no, era una cosa sul calcolo. Volevo chiedere, cioè, io prima il calcolo diceva che è un tempo definito, no? E mi chiedevo se il tempo insomma sul quale da inizio alla fine proprio a livello fisico. Cioè il tempo, intendi il costo di transizione? Eh? Intendi il costo di transizione? Sì. Il costo di transizione ovviamente, vi chiedo, scusate, vi chiedo solamente, più che altro non mi permetto la registrazione perché a me mi sentisco dire sta roba e c'è troppissimo rumore. Il costo di transizione ovviamente devi dare una stima per bound. Ok, sempre per bound. Sempre per bound, tutto per bound. Tutto è per bound. Ovviamente più la te precisa e più ti viene un bound sensato alla fine. Perché puoi dare come stima per bound infinito e va bene, ovviamente. Va bene, allora direi che... non chiudiamo ufficialmente, certo. Quindi bisogna trovare il numero per il quale dopo le precedenti sono più danni. Qual è l'ultimo numero, qual è il numero più grosso di chicken McNuggets che non vi può dare? E il numero dopo quello che dici te? Cioè, il numero che dici te meno uno? Allora... Semi insieme non è degenere, però non ti spoilerò cosa vuol dire degenere, ok? Semi insieme non è degenere, esiste sempre un numero di chicken McNuggets tale che dopo quello, cioè da quello in poi, tutti gli altri li puoi fare. Io ti sto chiedendo quel numero meno uno. Dimmi. Ma quindi praticamente il massimo numero per il quale non si può risolvere l'equazione per il 4x. Sì, fondamentalmente è il numero più grande per cui non esiste soluzione a, che ne so, 4A più 6B più 9C più, sì, fondamentalmente sì. È il più grande numero per cui questa equazione di Diophantea non è una risposta. Diophantea vuol dire un'equazione dove tutti i coefficienti sono interi. Buono, detto ciò, dichiaro ufficialmente finita la lezione. Andate in pace.